dicembre 1848, incoronazione di Francesco Giuseppe. Superata la minaccia rivoluzionaria con l'abdicazione di Ferdinando I, inizia un lunghissimo regno. 68 anni in cui l'Austria attraversa una lunga metamorfosi, anche grazie alle capacità di Francesco Giuseppe, salito al trono a soli 18 anni. I suoi errori erano sempre controbilanciati da scelte che nel lungo periodo portarono risultati eccellenti. Il nuovo codice penale del 1852, il codice commerciale un decennio dopo, la legislazione sociale degli anni Ottanta sono esempi di un'amministrazione altamente civile, la più efficiente ed avanzata d'Europa, secondo il giudizio unanime degli storici. Anche se non tutti i sovrani a lui contemporanei lo ammettevano, i progressi dell'impero austro-ungarico portavano il marchio dell'imperatore, uomo integerrimo, molto temuto e molto rispettato, che in tutta Europa era divenuto esempio di sacrificio e silenziosa devozione al dovere. Imparentato con i sovrani dei principali stati europei, irremovibile nelle decisioni prese come capo della sua casata, gli Asburgo-Lorena, Francesco Giuseppe era anche un gentiluomo dal fascino irresistibile nei contatti personali. Il suo stesso matrimonio fu una scelta d'amore e alla sua Sissi rimase devoto. Fu l'ultimo sovrano assoluto europeo per diritto divino e l'ultimo grande rappresentante dell'impero asburgico.